Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Buon anno, visto che il primo video che ho fatto nel 2023 è un video sui prodotti skincare senza Nickel, ma non avevo ancora vloggato. Quindi, buon 2023, cominciamo con un super vlog prima della partenza. Mi sono tenuta molto molto fuori dai social in questi giorni, un po' perché ci sono stati qua i miei genitori, quindi mi sono goduta la loro compagnia, un po' perché ovviamente avevo bisogno di scaricare l'adrenalina dopo la bella notizia del citomegalovirus, del fatto che è andato tutto bene, che Lavinia teoricamente sta bene, anche se per fortuna tra 2 giorni ho l'ecografia mensile perché io non resisto, sono sempre in apprensione, quindi vivo in questo stato di tensione costante e direi che questa vacanza forse mi farà bene, anzi senza il forse, mi farà molto bene. E nel frattempo io adesso andrei a fare la valigia perché tra 2 giorni partiamo, quindi appuntamento con la ginecologa tra 2 giorni, importantissimo, e poi anzi... Primo appuntamento, domani iniziano i lavori in una cameretta che inizieranno con noi qui e poi termineranno col mio papà qui perché noi andremo via. Ginecologa, ma soprattutto se non faccio la valigia non parto, quindi direi che è il caso di cominciare. Niente, raga, la situazione è questa. Cioè, un gatto che non mi fa fare la valigia, io adoro. Ma amore, perché non mi fai fare la valigia? Topo. Vabbè, comunque, vediamo di venirne fuori. Ho preparato l'intimo qui con calze e mutande, una maglietta a maniche lunghe universale e un'altra che metterò sotto, sono 6 giorni in totale. Questi leggings con la cinturina in vita da gravida che userò se vado in palestra, anzi sicuramente vado in palestra, infatti mi sono portata anche un top sportivo. Poi ho portato come pigiama una maglietta così molto blanda a maniche lunghe, una a maniche corte e il pantalone del pigiama, praticamente l'unico che mi va in vita attualmente. La canottiera, quella con il reggiseno appunto per la gravidanza, e la fascia per la pancia, per quando vado in giro, se no mi viene un mal di schiena assurdo. Poi questo maglione che è leggerissimo e sottilissimo e ha il dolce vita un po' largo, in modo che adesso è piegato al contrario, non lo guardate, ma io lo metto dentro così. Che mi servirà soprattutto la sera, così magari quando fa un po' più freschino e non sono costretta a mettere lo sciarpone. Questo adesso lo piego. Questo camicione, perché secondo me di giorno farà caldo, è tipo over con il laccetto in vita, molto carino, che ho preso da H&M Prima Man. Idem, allora questi leggings, no, questi qui sono quelli di Prenatal, molto comodi, molto carini. E questi jeans con il fascione da gravida comodissimi. Ecco qui, poi aspetto delle altre cose che mi devono arrivare da H&M, penso domani, sempre Prima Man. E basta, questo modo di piegare le robe mi piace molto di più. Adesso metto anche questo. Il problema vero sarà il beauty, cercare di fare una selezione di tutte queste cose. Aiuto, la vedo già grigia. Allora, diciamo che devo fare una selezione pazzesca di cose da portare nel beauty perché questo mi sembra davvero eccessivo. Ho comprato per l'occasione delle palette apposta, ve le faccio vedere, questa di Douglas, comodissima, eccola qui, con tutte le polveri che mi servono, così non devo portare praticamente i contouring, il blush, l'illuminante, la cipria, niente. Puoi toglierti.
Per piacere, grazie. E poi quest'altra me la faccio vedere con tutti i correttori, così che in due scatoline c'è già una selezione pazzesca di cose. Porterò per le sopracciglia questa di Annabelle Minerals, che sto letteralmente divorando, stupenda, con il pennellino da sopracciglia, assolutamente, per forza. Come palette potrei usare queste due che sono proprio da combattimento, anzi direi soltanto questa. E ho già un'ottima, ottimissima base. Pennelli di scorta, ovviamente. Spazzolino portatile. Una fascia per i capelli. Dentifricio portatile. Mascara versione mini. Tone change, tengo comunque questo perché non ne vengo fuori, ho bisogno anche dello struccante, che è questo qui, che era quello di Clio ma ho messo dentro qui. Ho bisogno anche di questo pennellino, quindi poi trasferiamo le cose di prima qua dentro. Poi fondamentali le maschere, io ho portato queste per i capelli e poi power keratin, anche questa qui. E queste qui per il viso, assolutamente, testate al nickel, quindi giù anche queste. Lo shampoo secco, penso proprio di portarlo. Le due palettine le rimettiamo qua dentro. Perfetto, questo. E mettiamo anche uno di questi qua, perfetto. Poi, vabbè, questo qui è proprio fondamentale per me. Fondamentale. Mettiamo anche una mini spugnetta. E direi che ci siamo pronti. Yeah, arrivato il pacco di H&M che stavo troppo aspettando, con appunto i vestiti che mi mancavano. Adesso vediamo, perché il discorso prima mano è sempre un punto di domanda. Chissà se mi vanno. Vediamo. Allora, first. Ah, questi pantaloni super leggeri. Non so. Sembrano un po', boh, zingarelli. Dopo proviamo tutto. Comunque, al limite li restituisco. Poi, io tutto la M ho preso, sempre M. Questa magliettina, forse la S andava meglio, comunque poi proviamo. Poi vediamo questa mi piaceva un sacco, pigiamino, vedete che bello, con la canottierina così a pois e gli shorts. Felice nei miei short. Poi questo bellissimo vestitino che porto sicuramente in Spagna. Cavolo, enorme. Urca, mi sa che è gigante. Proviamo. Mi sa che lo restituisco. Onestamente, perché? Ciao, questa qui non è malaccio, anche perché considerate che mi mancano 4 mesi, quindi esploderò. Questa sì, secondo me, anche questi assolutamente sì, cioè considerate che io partorisco a maggio, ma assolutamente sì. Sì, sì. Adesso non guardate le calzoscene, ma è super carino. Pigiamino. Sempre calcolando che partorisco a maggio. Troppo carino, no? Buongiorno, in queste condizioni pietose,
perché mi sto facendo una maschera purificante, sempre quelle di Skin First, ve la faccio anche vedere. Eccola qui. E capelli, quindi doccia fatta, oggi ginecologa, tra l'altro ho fatto le unghie così. Paolo dice che sono le unghie unicorno, ma io le trovo splendide. Quindi il restauro sta per essere completato. Poi ho deciso tra l'altro di tenere quel vestitino in jeans, perché tanto che sembra una che sembri una balena o no, lo sono davvero, quindi non importa. Sono pronta ad andare dalla ginecologa oggi pomeriggio per farmi fare il cazziatone. Nel frattempo vi faccio vedere anche, ieri sono iniziati i lavori, aiuto, vi lo faccio vedere giusto per prima che arriva l'operaio. E questo è quanto. Questi sono i pannelli per diciamo l'isolamento termico. Il gatto ovviamente è entrato subito, questo è l'altro. E questo è il delirio. Usciamo, Gigio, velocissimo, che è tutto zozzo. Esci. Yuhu. Esci subito da questo schifo caloriferi per terra. E voilà, insomma. Questa è la situazione, delirio. Adesso mi preparo, mi vesto, mi trucco perché tra poco arriva. Ragazzi, oggi veramente baciati dal sole, c'è un tempo bellissimo, sembra proprio estate. Sto andando a Castelfranco appunto dalla ginecologa, speriamo di non farci fare il cazziatone perché peso troppo. Non lo so, sinceramente non mi sono pesata, ma mi sono fregata perché tutto ha un limite, non si può vivere con l'ansia, ho fatto del mio meglio, punto e stop. Non ho mangiato neanche un pezzo di panettone tutte queste vacanze, che per una lombarda come me è veramente una tragedia, quindi apprezzi lo sforzo e basta, cartellina alla mano. Le darò anche la buona notizia del Cito, che non ho perché lei ancora non lo sa. Intanto la mia bimba si muove, fa le capriole perché secondo me sente la mia ansia. E basta, aspetto il treno e si va. Ragazzi, come sono felice, mi ha fatto i complimenti perché ho preso solo 1,5 kg, calcolate anche feste di Natale e quant'altro, quindi super. Poi l'ho vista muoversi, visto che la sento ancora pochino, sono stata strafelice, scongiurato il problema del Cito, insomma oggi festa grande, super felice, super contenta, evviva! E niente raga, io sono tornata a casa, ho un mal di pancia incredibile perché ho assaggiato i broccoli oggi di Paolo e sono quasi morta. C'è un dolore di pancia assurdo, so che non posso mangiarli, quindi sono cogliona io, fatemelo dire. Mi sono fatta le mele cotte per cena, però volevo fare la chiusura di ho anche svuotato lì perché dobbiamo fare altri lavori, quindi anche in questa stanza. Io volevo darvi il volevo salutarvi prima di partire. Voglio editare il vlog in maniera che riusciamo a farlo appunto prima di domani che c'è la partenza, poi però mi porto tutto l'ambaradan anche a Valencia, così vi faccio uscire i vlog anche da lì. E seguitemi anche sui G se volete rimanere aggiornati. Intanto vi do un grosso bacio, non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like di supporto e noi ci vediamo da Valencia.